Scendiamo verso la Vis e risaliamo verso le colline avisiane fino ad arrivare qui a Maso Belvedere, dove ci accoglie Daniela De Vigili, che è una vignaiola, però si è contraddistinta in questi ultimi tempi per una esperienza innovativa che riguarda la cosmetica. Tu parli di linfa di vite come base, come prodotto base per questa linea di prodotti cosmetici. Cos'è la linfa di vite? La linfa di vite è un'essenza molto particolare che esce dal taglio di potatura in primavera. È un segnale che la pianta, la vite, vuole dare all'uomo che la sa ascoltare. E quindi inizia questo pianto e noi raccogliamo meticolosamente questa essenza, che è ricchissima in vitamine, in sali minerali, e pensate che risale dalle più profonde radici con una pressione di 12 bar. E la raccogliamo, dicevo, meticolosamente e ci facciamo dei cosmetici. Dove hai imparato questa tradizione, che sappiamo avere delle radici molto antiche? Sì, la medicina popolare ci racconta che le giovani donne raccoglievano questa linfa di vite e la utilizzavano per schiarire l'incarnato, per illuminarlo e anche per le macchie cutanee. Ma diciamo che è una memoria, come posso dire, che ricordo da bambina, quando mio padre nel vigneto mi raccontava appunto che le donne raccoglievano questa linfa anche per attenuare le lentiggini, e quindi ho voluto un po' concretizzare questo progetto. Ecco, adesso stiamo provando. Adesso stiamo provando la crema viso. Sì, poi mi sono anche fatta la cultura, in quanto questi cosmetici non contengono i parabeni, i sodio lauril solfati, i coloranti di sintesi, i grassi di origine animale, le paraffine. Sappiamo che ci sono altri prodotti della cosmesi che utilizzano l'uva, i vinaccioli, le vinacce. Sì, esattamente. Questa è la nostra prima linea cosmetica. E è ricchissima in, abbiamo pensato di utilizzare l'uva rossa, l'olio di vinacciolo, le foglie rosse di vite, e le abbiamo appunto messe nella nostra formulazione, in quanto l'uva è da sempre riconosciuta per le proprietà antiossidanti, in quanto è ricchissima in polifenoli, che sono quindi degli antiossidanti naturali. Abbiamo voluto creare diversi cosmetici in questa linea. Troviamo quindi lo sticlabra, il gel gambe, il latte corpo, la crema viso, tutti naturali comunque, che ricordano un po' i nostri vigneti, la forza vitale della natura. Maso Belvedere è un luogo della tradizione, quindi un'azienda viticola, siete dei vignaioli e quindi qui parliamo di grappe e vini, no? Prima di tutto siamo vignaioli e lo diciamo con orgoglio. E produciamo diverse varietà d'uva, dalla Nosiola, il Müller Thurgau, al Traminer aromatico, dal Pino Nero, al Taroldego, al Rebo. E poi, per chiudere un po' quello che è il ciclo uva, vite, vino, abbiamo pensato, già da tempo lo facciamo veramente, di distillare le vinacce. E lo facciamo con un piccolo alambicco di scontinuo bagnomaria, che è un po' il fiore all'occhiello della nostra piccola azienda agricola. Queste sono esperienze che sono state anche premiate, per esempio i prodotti cosmetici con l'Oscar Green, quindi grande soddisfazione anche dal punto di vista del vostro mercato. Ma l'innovazione non finisce qui. No, l'innovazione non finisce qui. Oltre a questo investimento che abbiamo fatto sulla cosmetica, che l'abbiamo fatto per affiancare alle produzioni tradizionali e locali un prodotto innovativo, abbiamo anche pensato a delle confetture d'uva per esaltare il profumo e l'aroma di ogni singola varietà d'uva. Quindi si possono trovare dalla mostarda d'uva, la confettura di Müller Thurgau, a quella di Traminer aromatico, e anche una confettura molto particolare di Rebo con cannella. Bene Daniela, cosa dire? Veramente complimenti, una grande lezione questa che abbiamo imparato. Grazie qui mille. A Maso Belvedere. Grazie mille.